e con questa fanno 4. Abbiamo fatto il poker. Esattamente. Il poker. Allora, perché il Sono un poker? poker d'assi, intendiamoci bene. Dassi, certo. Allora. O al massimo poker di donne, visto le mogli e le ex mogli di Beppe Grillo. Allora, sempre seguitando sulla stessa falsariga, stiamo facendo il pelo e il contropelo a tutte le varie, diciamo, mistificazioni e quant'altro messe in atto per creare questo non partito. Allora, siamo partiti questa volta dal non statuto, che in termini giuridici non statuto, non associazione e non partito non significano un cazzo e non No, hanno è un nessun valore di falso, niente. è un falso, nel vero senso della parola. No, ma in termini giuridici un non qualcosa in realtà non esiste, semplicemente non esiste. E allora abbiamo fatto tutta una serie di diciamo, fattispecie di reato, abbiamo tolto Anche qualcuna. perché buona parte degli aderenti sono non coglioni. No, sono coglioni. No, noi diciamo che loro credono di essere non coglioni, E invece noi lo diciamo sono. invece che sono non Non trattino coglioni. non coglioni. Allora, qui c'è sempre al solito di tutti i vari riferimenti agli articoli della Costituzione. Costituzione, alla legge per la costituzione delle associazioni segrete Esatto. o comunque incostituzionali, e questa ricade ampiamente in questo qua. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, non si può, diciamo, fare qualcosa contro legge, e quindi non, essendo contro legge ricade in questa legge qua, Esattamente. che prevede appunto la costituzione di associazioni non autorizzate. Non Io sono convinto che Casaleggio percepisse se stesso come Peter Pan, che va nell'isola che non c'è. È probabilissimo, è Anzi, probabilissimo. no, tutte queste organizzazioni vengono tutte dall'isola che non c'è. Beh, allora, partiamo appunto dalla considerazione e confronto questa. Manca solo Quella. Capitano Uncino. Allora, il Capitano Uncino è quello che va uncinando, hai capito, i coglioni Non di quelli interrompere, che che aderiscono. ci Ma abbiamo no, poca dobbiamo memoria. chiarire come stanno le Ci cose. abbiamo poca memoria, non interrompere. Allora, i fatti, il cosiddetto non statuto, e qua non può parcheggiare però, il non statuto, quindi abbiamo fatto un confronto tra il non statuto, l'atto costitutivo dell'Associazione Movimento 5 Stelle e ovviamente il codice civile, il codice industriale e il codice penale e la Costituzione ovviamente. Ovviamente i non codici. Sì, perché questa è una non repubblica, come tutti sappiamo, come tutti. Questo è un regno. Esatto, quindi beh, non a caso avevamo un È sovrano, un un monarca. vero monarca. Ecco, allora, Un vero monarca col menarca. menarca, sì. Allora, prima analisi. In questo ulteriore contesto, lo leggo che è molto diciamo, raffinata. In questo ulteriore contesto di denuncia della poco corretta descrizione dei contenuti in atti pubblici riferentesi al Movimento 5 Stelle e al suo dominus Beppe Grillo, oggi verifichiamo le conseguenze derivanti da quello che molto insulsamente ed impropriamente si definisce non statuto. In realtà è puro e formale, seppure minimale, statuto che giusto un simpatico ed umoristico giullare recitando poteva esaltare ad un simile livello di nonsense. No, quello è un senso. Se Quello è il vero non senso. fosse da piangere sarebbe da ridere. Appunto. Vabbè, e quindi entriamo nel vivo. Articolo 1, natura e sede. Allora, il Movimento 5 Stelle, scritto Mo con l'accento, la O accentata, V con la V maiuscola, Movimento, nel senso che adesso vi mento. Sì, appunto. Adesso vi racconto le cazzate. E quindi il Movimento 5 Stelle è un'associazione, a dire loro, nell'articolo 1 del regolamento. E rappresenta Per una la piattaforma. contraddizione che non consente, Certo. oltretutto. E quindi questo è falso Cioè, è perché. un'associazione o è una non associazione? Assolutamente. È falso perché il Movimento 5 Stelle, come abbiamo visto nella precedente denuncia dell'altro Allora, noi ieri vediamo qui, siamo 28. sotto un grande campanile, capito? Allora qui proprio la cosa,
non mi interrompere, è pertinente. Ci abbiamo i minuti contati. Ma Cristo è risorto o no? Glielo chiedo al campanile. I minuti contati per la miseria. Quindi falso che punto uno, appunto, il Movimento 5 Stelle, come abbiamo visto anche nella precedente denuncia, ha tutti gli effetti un atto costitutivo di una regolarissima associazione, seppure del tipo non riconosciuto, ma il fatto che non sia non riconosciuto, che è una particolare tipologia di associazione, non è che non è un'associazione, è non riconosciuta perché non ricade in un determinato tipo di oggetto giuridico, che poi non è il caso adesso di andare sì, però per la contraddizione che non consente, se una non associazione non è riconosciuta vuol non dire ciurlare nel manico, ci abbiamo poco tempo, che l'associazione miseria è riconosciuta. No, ma te stai zitto 5 minuti? Ecco, oh. Allora andiamo avanti. Quindi poi seguito a dire, sempre nell'articolo 1, la sede del Movimento 5 Stelle coincide con l'indirizzo web www.beppegrillo.it. I contatti con il Movimento sono assicurati esclusivamente attraverso posta elettronica all'indirizzo Movimento 5 Stelle @beppegrillo.it. Falso, perché abbiamo visto nell'atto costitutivo all'articolo 2 la sede è a Genova in via Rocca Tagliata Ceccardi numero 1/14, che è l'indirizzo di qualcuno molto vicino a Grillo, il famoso Riccardo Rocca Tagliata Ceccardi, esatto, autore di qualcosa che è attinente. Andiamo avanti. Poi quella è un'altra cosa che andremo a indagare, vedi, mi era sfuggito. E prosegue poi il prode Anselmo canta in guerra e mise l'elmo. E prosegue affermando all'articolo 4, abbiamo saltato l'articolo 2 e 3, oggetto e finalità, in cui dice il Movimento 5 Stelle intende raccogliere omissis e va a costituire selezione e scelta di quanti potranno essere candidati omissis, promosse da Grillo, così come proposte e le idee condivise nell'ambito del blog www.beppegrillo.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica o per i consigli regionali o comunali, organizzandosi e strutturandosi, eccetera, eccetera, omissis, un ruolo centrale nella fase di adesione al movimento, consultazione, deliberazione, decisione, elezione, premesso questo, però poi si afferma che il Movimento 5 Stelle non è un partito, né si intende che lo diventi in futuro. Anche questo è una mistificazione, perché? Perché il partito politico, come è definito da Max Weber, che è il maestro della sociologia politica, quindi è lui il punto di riferimento a livello mondiale, dice che il partito è un'associazione, non sempre, i concetti sono bionivoci, cioè un'associazione non sempre è un partito, ma comunque un partito è sempre un'associazione. Secondo, il fine del partito è influenzare le decisioni politiche. Terzo, gli scopi del partito sono ottenuti principalmente attraverso la partecipazione alle elezioni. Quarto, la strategia principale è l'occupazione delle cariche elettive. E mi sembra che il Movimento 5 Stelle ricada in tutte queste tipologie, come tutti gli altri partiti che si presentano alle elezioni. E tralascio altre cose che poi ve le andate a leggere per conto vostro. E poi ancora l'enciclopedia Treccani: in generale i partiti politici sono associazioni private che hanno il monopolio di fatto delle elezioni politiche attraverso la proposizione delle candidature, e in ciò sta la loro natura ambivalente. Da un lato essi hanno una connotazione privatistica di fondo riscontrabile nel fatto che almeno nell'ordinamento italiano sono associazioni non riconosciute, lo dice anche qui la Treccani, e infatti anche il Movimento 5 Stelle è un'associazione non riconosciuta, come abbiamo detto, lo dicono loro, lo dicono nell'atto costitutivo, prive di personalità giuridica e con limitata autonomia patrimoniale ancorché costituzionalmente riconosciute ex articolo 18 della Costituzione, libertà di associazione. Dall'altro essi svolgono indubbiamente una funzione politica fondamentale, quella di concorrere con metodo democratico e determinare la politica nazionale, articolo 49 del codice della Costituzione. E che cosa dice? L'articolo 49, tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con il metodo democratico a determinare la politica nazionale. Non dice in movimenti, ma in partiti la Costituzione. Certo. Quindi l'associazione cosiddetta apartitica, non partito, del Movimento 5 Stelle è un partito. È un falso la loro dichiarazione. Esatto. Quindi è mistificato. E ciò mette mistificazione su tutto quello che loro dicono e che tutto quello quindi, che loro fanno. In questo caso, quanto dichiarato da Beppe Grillo nei documenti in disamina, in quanto è lugubra di non partito, in realtà è mistificante. Punto 1, andiamo poi all'articolo 7, procedure di designazione dei candidati alle elezioni, che poi vediamo qua la responsabilità molto grave, mentre qui c'è un falso, qui c'è una concussione, una compressione di diritti che è molto grave.
Punto 1. In occasione di preparazione di consultazioni elettorali su base nazionale, regionale e comunale, il Movimento 5 Stelle, omissis, che saranno, dice una serie di sprologhi, poi che dice che saranno di volta in volta e per iscritto autorizzati da Beppe Grillo all'uso del nome e del marchio del Movimento 5 Stelle nell'ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Questo conformemente all'atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta denominata Movimento 5 Stelle, la cui titolarità e disponibilità effettiva ed esclusiva del marchio, del logo, del nome è di Beppe Grillo, come stabilito l'articolo 4,10 di detto atto, come altresì confermato dall'articolo 4,11 di detto atto, che testualmente cita: spettano quindi al signor Giuseppe Grillo titolarità, gestione e tutela del contrassegno. Ma questo confligge con il diritto al nome, è ovvio. E poi lo vediamo. In merito alla questione ci illumina però appunto lucidamente la abbastanza recente sentenza del Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese e proprietà industriale, ordinanza 23 febbraio 4 marzo 2015, numero registro generale 17.455-2014, in cui il giudice, letto il ricorso eccetera eccetera, promosso dall'Associazione Democratica in Movimento, la cosiddetta DIM, che è apparsa un po' in giro nella rete un anno, due fa, tre anni fa, nei confronti di un certo GA, il quale è stato condannato ai sensi dell'articolo 7 del Codice Civile, che dice che la tutela in questione non va attuata secondo le norme del Codice di Proprietà Industriale, ma in base al Codice Civile articolo 7, e cioè al diritto al nome. Il diritto al nome di un movimento, di un partito, di un'associazione è un diritto collegiale, non è un partito che va addosso a un padrone, ad un proprietario, è un nome collettivo e quindi in quanto tale spetta a tutti quanti. E quindi, in altre parole, quando si parla di nome o di segno distintivo in capo a un'associazione politica, si rientra nell'ambito dei diritti della personalità e non della proprietà, che è una cosa completamente diversa. Certamente. E quindi non di diritto di diritti di utilizzo economico e commerciale, anche perché sotto il profilo soggettivo la medesima associazione non può essere annoverata fra i soggetti imprenditori di cui l'articolo 2082, dal momento che l'attività che la stessa pone in essere esclude lo scopo del lucro. Lo dicono loro, l'associazione non ha fini di lucro, lo dicono loro, quindi che cazzo vuoi? Che fai, commercio? Il commercio deve tutelare il marchio, se tu sei un'associazione il nome è collettivo. Certamente. Anche quello quindi è un'usurpazione, una compressione di diritti, gravissimo, una sottrazione di diritti elettorali, un miscuglio ideologico incredibile. Ma tipico di una società post-industriale come no, la nostra. No, non post-industriale, post-cognitiva, è diverso. Cioè qua siamo alla deficienza totale. Sì, cioè io mi domando come cazzo hanno fatto 9 milioni di persone ad aderire a un non partito, ad una non associazione, ad un non statuto. Ma loro sono... sono non 9 milioni, capito? Allora andiamo avanti. E ancora, non sono persone no, questo è troppo cazzo. Bello. Ancora si precisa che il nome è ben altra cosa rispetto al marchio, che ha invece una vera e propria destinazione commerciale e che quindi rientra in un'attività che produce vantaggio economico. Si tratta di caratteristiche che non ricorrono per il nome. Il nome è tutt'altro, così come affermato dalla sentenza appunto del 14 maggio 2013 al Tribunale dell'Unione Europea, sezione seconda, sentenza numero T /321/11, in cui si dice, fra tante altre cose, queste le ragioni a fondamento della considerazione che nel caso ricorrente non si versa in materia di proprietà industriale, dal momento che il nome o il segno distintivo non è destinato a un'impresa, a un'attività di impresa, ragioni queste per le quali non possono trovare applicazione le norme di cui all'articolo 7 e 8 del codice della proprietà industriale, non c'entra un cazzo. Ma vedi, loro hanno imparato dalla Chiesa, lì c'è la proprietà del titolo, perché no, se io vado dicendo che sono figlio di Cristo hanno imparato di settima sponda, sì, sì, andando in Atlantico dopo, sì, che avevano fatto tutto quello che c'erano fare questi signori, sì, qua, e quelli hanno come si dice, quello che porta il chierichetto, sì, no, che stava di là, gli ha insegnato che si fa così, e loro dal chierichetto hanno imparato, sì, a fare queste cose qua, sì, e ovviamente le fanno molto malamente, certamente, perché, insomma, ecco. Dubbi non vi sono sull'utilizzo indebito svolto dal resistente, idoneo a svilire la funzione identificativa sia del nome che del simbolo dell'associazione. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni emerse dall'analisi delle diverse questioni analizzate, il Tribunale ha imposto alla parte resistente il divieto di continuare ad utilizzare il nome, condannandola a consegnare ai credenziali di accesso di provvedere alla pubblicazione anche del sito web, di tutto, sono cazzi suoi adesso, sì, all'amico. A proposito, a pagare le spese di giudizio. A proposito della sentenza, appunto quella del Tribunale Europeo T
trentino 321 slash 11, che era stato chiamato a pronunciarsi in merito a due procedimenti di opposizione riuniti in un'applicazione all'articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale, aventi per oggetto la registrazione del marchio comunitario denominato Partito della Libertà. Sentito? Partito certo. della Libertà è un gigante, no? Se certo. non c'è riuscito lui, certo, allora, e del marchio comunitario figurativo Partito della Libertà, scritto in piccolo, Partito della Libertà scritto in maiuscolo, Partito della Libertà scritto solo con le due maiuscole, conferma in toto la linea della sentenza del Tribunale di Palermo, quella che abbiamo citato prima, certo. sopra citata, che l'aspetto da chiarire che costituisce l'asse portante della decisione del Tribunale europeo e come quello di Palermo, è stabilire proprio cosa deve intendersi per utilizzo del segno della normale prassi commerciale e se questa prassi commerciale esiste. Certamente. Perché devi provare che tu hai fatto, cioè lo usi per fare un'azienda commerciale. È naturale. No? Ebbene, l'organo giudicante, argomentando anche da pregressa giurisprudenza, perché ci sono altre sentenze del Tribunale europeo, giurisprudenza europea in merito, conclude che un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale qualora il suo uso si collochi nel quadro dell'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato. Mi sembra chiaro ed inconfutabile, quello dico io, che il padre padrone del Movimento 5 Stelle e depositario del nome del marchio simbolo non può essere un privato cittadino che ne dispone a suo piacimento, come sopra ricordato, ma l'insieme degli appartenenti associati del Movimento 5 Stelle, come di tutti gli altri, che si associano per appartenenza, comunanza di propositi, obiettivi, comune sentire e quant'altro, e non hanno necessità di autorizzazione di chi che sia che presti paternalisticamente il suo privato simbolo, logo o nome a suo insindacabile giudizio. Qui sarebbe da fare tutta una serie di disquisizioni sulla libertà elettorale, sul diritto elettorale, certo. eccetera, eccetera. Punto 2, sempre sull'articolo 7, sempre seguendo nell'excursus dell'articolo 7, omissis, l'articolo 7 dice poi ancora: tali candidati saranno scelti fra i cittadini italiani la cui età minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinare cariche elettive. Punto A, che siano incensurati. Punto B, che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato da essi contestato. Quindi se uno ti denuncia e il procuratore apre un procedimento a tuo carico per diffamazione, come per aver occupato abusivamente una casa o rottato in pubblico, e tu non puoi accedere. Ma siamo matti? Ma c'è l'articolo... Le leggi sono chiare. C'è l'articolo 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiorità, e soprattutto evidenza il comma 2, il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. E che riguarda tanti nostri amici. Ma abbiamo denunciato Berlusconi per questo, ti ricordi? È napoletano. È naturale. L'anno scorso quando fu condannato per violazione delle leggi di qualche cosa, adesso non mi viene in mente, vabbè. E c'era stata la sentenza che lui non poteva più esercitare i poteri politici, elettorali attivi e passivi. E lì noi... bancarotta fraudolenta. Bravo, aveva fatto bancarotta fraudolenta, bravo. Capito? Abbiamo denunciato sia lui che Napolitano che gli ha dato la possibilità di fare invece politico come cazzo è parso più su, nonostante la sentenza. Senti, se c'è un bancarottiere è Napolitano. Ha rotto non solo la banca ma ha rotto pure di coglioni. Allora, senti, l'articolo 3, senti che dice, l'articolo 3 della Costituzione, lo diciamo anche gli amici. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali. È compito della Repubblica addirittura rimuovere gli ostacoli di ordine economico o sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, che sono i cittadini, che ricordiamoci la Repubblica è fondata sul lavoro, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi, non solo non è diciamo limitativo, ma viene incentivata la partecipazione politica addirittura dal governo, dallo Stato, dalla Repubblica. E quindi invece che cosa succede? Che signor Beppe Grillo che fa? Limita l'accesso a suo piacimento come cazzo gli pare a lui. Lo stronzo Renzi non andava dicendo non andate a votare quando che è un reato. Ma l'abbiamo denunciato anche quello. Diciamo ai nostri amici. Abbiamo denunciato anche quello, quindi non ci facciamo mancare nulla noi.
No, perché no, questo va detto. Allora, signori cari amici grillini, che fra l'altro con cui abbiamo ottimi rapporti anche a livello parlamentare, con tanti vostri parlamentari, deputati, senatori e quant'altro, e anche appartenenti ai meetup, ai circuiti di base, eccetera. Noi non abbiamo niente contro i grillini, non abbiamo assolutamente niente contro la base dei grillini, anzi noi siamo, siamo a favore dei grillini. Questo lo stiamo facendo per farvi un favore, esatto, perché questo serve a fare chiarezza, a farvi liberare da questa schiavitù di dominio dall'alto, di imposto non si sa bene da chi né da come, anzi bene. Noi lo sappiamo bene da come e da chi, ma comunque sia, insomma, ecco, questo per dirvi che questa è la quarta, il quarto retake, come piaceva dire a, agli inglesisti, no? Il sì, quarto retake, retake, sì, no? Oppure diciamo ripresa, no? Sì. Ecco, allora vediamo qui poi le cose, perché le cose vanno, vanno viste. Allora, qui c'è il cosiddetto regolamento, che però, allora, nella prima facciata c'è scritto non statuto. Esattamente. Però nella seconda facciata, guarda cazzo, c'è lo scritto, statuto del non statuto. C'è scritto regolamento. È naturale. Ma quello non è un regolamento, un non regolamento. Articolo 1, e qui ve lo leggete, insomma, l'abbiamo più che altro, più che documentato in questa disamina, e quindi qui c'è proprio. Ah, beh, no, questo va fatto notare. Questo è stato scritto in perfetto stile di programmazione neurolinguistica, a partire dal non movimento a non associazione. Se, no, questo va letto. Allora, poi ditemi se ci avete capito un cazzo. Questo è stato fatto, è fatto apposta per non far capire niente e dire: oh cazzo, quanto sono coglione io, non capisco un cazzo. Grillo è uno forte, molto forte, è uno molto forte, intelligente, molto, molto, molto più molto intelligente. Sveglio. Guarda che scrive, no? Allora, questo infatti è... sta al di là dello specchio. Allora, articolo 4, oggetto e finalità. Il Movimento 5 Stelle intende raccogliere l'esperienza maturata nell'ambito del blog www.beppegrillo.it, che uno mi deve dire che cazzo vuol dire, già, no? Dei meetup, delle manifestazioni e delle iniziative popolari e delle liste civiche certificate, e va a costituire nell'ambito del blog stesso lo strumento di consultazione per l'individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, cultura e politiche promosse da Beppe Grillo, così come le proposte e le idee condivise nell'ambito del blog beppegrillo.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica o per i consigli regionali e comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al movimento, consultazione, liberazione, deliberazione, decisione e elezione. Ah, ci hai capito un cazzo? Ma non ci si deve capire. Se no, è la magia che è scritto così come l'ho letto, sì, non c'è un punto, è la magia, non, è la non magia. C'è un punto, non c'è una virgola, non c'è un attimo di pausa. Cioè, questi sono 18, l'ho contato, 18 periodi, anzi 18 frasi. Lo denunciamo per stregoneria. 18 frasi di questo periodo che in realtà dicono tutto e niente. Niente, perché non c'è un soggetto, non c'è ma un complemento oggetto, non c'è un dativo, non c'è un genitivo, non c'è un cazzo di ma niente. La cosa più grave è che non c'è nessuna intenzionalità, non c'è un'intenzione. Certo. Se lì c'è un'intenzione, certo, dice raccogliere l'esperienza del blog, ma tu non sei un partito. Un partito ha delle finalità specifiche, certo, non ti puoi presentare, certo, alle elezioni. Certo, ma non puoi presentare. Ma perché l'abbiamo fatta questa denuncia? Per un'incongruenza sostanziale. Perché queste quattro denunce? Il poker d'assi, perché? No? Ma forse adesso arriviamo anche al pentateutico. Sì, sì, pentateutico. Possiamo anche arrivare al pentateutico. Pentateutico, sì, sì. Bisogna vedere. Adesso è un nome da dentista il pentateutico. Bello, bello. Sì. Allora, no, c'è da leggere pure l'articolo articolo 7, no? Senti pure qui. In occasione di preparazione di consultazioni elettorali su base nazionale, regionale o comunale, il Movimento 5 Stelle costituirà il centro di raccolta delle candidature ed è il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno di volta in volta per iscritto autorizzati all'uso del nome e del marchio Movimento 5 Stelle. Non si sa da chi. Appunto. No, ma io lo so perché sì, andando a sfrugugliare nell'atto costitutivo del Movimento 5 Stelle c'è scritto all'articolo 4, comma 10 e comma 11 quello che abbiamo detto poi nella denuncia. Che praticamente non è che decide il gruppo
consigliare o il gruppo dell'assemblea generale o il gruppo ma del direttivo. Ma guarda che è Merlino, sai, quello che... è Merlino quello che sceglie. Sì, no, non il Merlino il mago, il gatto Merlino. Il gatto Merlino assieme al mago Zurlino. Il mago Zurlino. Allora, è competente. Tali candidati saranno scelti fra i cittadini italiani, cui da minimo corrisponde a quella stabilita per legge per la candidatura a determinate cariche elettive. Però si dimentica di dire che per legge invece quella sua blocco, quel suo filtro in cui dice appunto di seguito che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico qualunque sia la natura del reato. Questo è falso, abuso del diritto, cioè qui c'è una compressione di un diritto che andrebbe garantito a tutti i cittadini che non hanno subito condanne definitive. E invece qui, ecco, aspetta, certo. Poi condanne definitive relative all'amministrazione pubblica, certo. Non, che ne so, anche lui, il signor Beppe Grillo, ricordiamoci sempre che ha ammazzato involontariamente tre persone, quindi lui per esempio... potrebbe, adesso non so le pene accessorie che ci ha avuto o meno, ma lui, pur avendo ammazzato tre persone, se non era un reato intenzionale, avrebbe potuto partecipare alle elezioni di qualunque genere. Certo. Se non lo fa, evidentemente o c'è una pena accessoria oppure è per motivo... Ricordi che al Parlamento italiano furono eletti fior di partigiani che avevano sulle spalle decine di centinaia di morti. Migliaia di morti. Lo sappiamo, lo sappiamo. Bene, cari amici, vicini e lontani, stretta la via, lunga è la strada, come si dice? No, lunga è la strada, corta è la via. Voi dite la vostra che io ho detto la mia. Adesso la dico sempre io la mia. Long. Adesso lo dico io la mia, prego. Sì. Allora, due cose. La prima, a conclusione di quello che ha detto Orazio, voglio ricordare che questa brillantissima idea di chi, chissà chi, non si sa, forse di uno dei figli di Beppe Grillo o chi sia, che si rifà molto a una storia. All'allegoria di Alice del Paese delle Meraviglie. Alice del Paese delle Meraviglie. Certo. Allora, lo sfigatto. Allora, Alice nel Paese delle Meraviglie è una delle opere più significative e più importanti prese a riferimento dai grandi matematici del XX secolo, che hanno superato con i vari nonsense, no, i cosiddetti fonte di senso e di razionalità legata alla matematica razionalistica positivistica. Questo è il primo aspetto. Allora, Beppe Grillo e i suoi ispiratori estensori dovrebbero sapere che queste cose non si possono fare. Se c'è qualcuno... Nel mondo reale non si può fare. Non puoi fare. Non puoi fare per una banalizia, per la contraddizione che non consente. Hai fatto un partito politico, deve essere un partito politico. Se no, fai un non partito e vai in giro. Andate a fare i picnic nel non mondo delle Alice delle Meraviglie. Esattamente, è talmente, hai capito. Oppure non c'è solo quello, eh. Non c'è solo Alice nel Paese delle Meraviglie, ma c'è anche in quell'altro paese dove c'è quell'altra ragazza. Lilliput. No, Lilliput, non è Lilliput, adesso te lo dico. Oz. Bravissimo, nel paese del mago di Oz. Sì, sì. Allora, possiamo... T'ho fregato. Mai anticipato. Possiamo consigliare a Beppe Grillo di fare una... oscillazione, ovviamente è post-quantistica, tra il paese delle meraviglie e il paese di Oz. Allora lì starebbe benissimo e ci farebbe contento a tutti. Ma non è detto che i suoi mandati non provengono da quelle località lì? Ma stai tranquillo, Oz è di sicuro. Che non è Oz Az. Il noto Az. Asfidanken, ti ricordi? Asfidanken. Amen. Oh, la batteria dura qua, vai tranquillo. Amen, amen. Ci abbiamo ancora 11 minuti. Laudetur Priapus, amen. Allora, l'altra considerazione che volevo fare è una considerazione che è veramente necessaria. Dunque, è successo un efferato delitto. Questo efferato delitto avrà colpito l'immaginazione almeno una buona metà degli italiani. Un tale che... Ma poi mi pare che senza movente, eh? No, e c'è una ragione. La ragione è psichiatrica,
questi personaggi sono personaggi ovviamente che non hanno una loro consistenza etica e morale, sono personaggi che vivono in un disequilibrio, questo vedi, un non equilibrio, capito? Poteva essere un ottimo candidato per il Movimento 5 Stelle, può anche darsi che lo fosse, che poi noi l'abbiamo anche incontrato. No. Sì, poi ti dirò, non posso dire adesso. Ah, certo. Però un personaggio di cui io ho notato, noi abbiamo notato tutti e due, poi ti dirò dove. Accidenti, quindi l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto? Sì, sì. L'abbiamo incontrato. Non lo sapevo. Vabbè. Ma mi ha fatto impressione, ti dico perché. Poi dopo me lo dici. Era impiegato, pur essendo guardia giurata, in una situazione operativa piuttosto frustrante. E io credo di, c'era quel tale che mi sembra che io a te dissi, guarda quello che non mi convince, stava borbottando, stava telefonando, stava imprecando, eccetera. Dopo te lo dico, lo ricorderai. Allora c'è questa situazione, allora queste persone qui, se la donna li molla, perdono completamente il senso dell'equilibrio. E allora perdendo il si senso sento, si sentono, per, si sentono nulla. No, si sentono, diciamo, distrutti nella loro personalità. Sì, non hanno nessun coso su cui è vero che vanno appoggiare in giro, un equilibrio, certo. È vero che vanno in giro con la pistola, ma la pistola non gli serve per andare all'assalto dell'ISIS, gli serve per stare seduto in un ufficio come usciere. Allora è un fatto strano che uno che fa l'usciere in realtà vada in giro con la pistola, ma è appunto una delle contraddizioni di questa società. L'altra cosa che volevo dire importantissima, in televisione si stanno lamentando che persone che sono passate dove veniva questo atroce delitto non si siano fermate. Allora, non si fermeranno mai, perché in Italia uno che sente gridare una donna aiuto, aiuto, taglia la corda, taglia la corda, per due ragioni. La prima, che se si presenta è evidente che quello che la sta ammazzando ti ammazza prima te, con le attenuanti dell'altro, no? Secondo, se ti va male, relativamente male, ti schiaffi una condanna per essere tu l'assassino, stai in galera 20 anni prima che qualcuno riconosca che tu sei innocente. 20 anni, cari amici. E allora è inutile che facciate la commedia in televisione lamentando che non c'è nessuno che va a aiutare una povera ragazza. Non ci andranno, sì, perché conoscono questa magistratura, perché conoscono questo paese, perché sanno quali sono le condizioni di questa giustizia. Con questo ho voluto chiudere. Beh, ci abbiamo ancora 8 minuti, vai. Sì. Allora, sempre col permesso di Sua Santità, quindi di questa chiesa, potremmo anche allora attaccarci a un'altra questione che avevo messo qui e che è piuttosto interessante. La voglio leggere. Averlo saputo, ci abbiamo proprio la batteria arriva a pelo pelo, vedrai. A saperlo. Allora, abbiamo qui una rara bellezza. E il titolo, quella che fa vedere le mutandine? No, è una rara bellezza. Questa. Sì, quella che fa vedere le mutandine. Biancaneve, sì. Biancaneve. Biancaneve che si trasforma nella stregaccia. Allora, noi abbiamo capito perfettamente che questa qui è veramente una strega. Questo personaggio qui, creduto Biancaneve, è una donna di una tigna notevole. Va bene? E ha detto delle cose del cazzo che sarebbe meglio nemmeno commentare. Però questa ragazza mi ricorda, e qui è il richiamo di carattere letterario, mi ricorda un bellissimo romanzo racconto che fu pubblicato nell'immediato secondo dopoguerra, e l'autore era Vasco Pratolini, edito da Vallecchi, Le ragazze di San Frediano. Ah, come no? Un gruppo di ragazze, hanno fatto anche un film. Sì, come no? Era pure anche un bel film. Sì, quel gruppo di ragazze toscane che erano tutte quante burlate da un seduttore di provincia e che decidono di vendicarsi e facendogli un po' di stire, un po' di queste cose. E allora dico, cara ragazza, vedi un po' di prendertela con Matteo Renzi, perché mi sembra che sia il caso migliore. Capito? Poi lei ha detto delle cose che non ti dico, proprio una cosa pazzesca.
Allora sentiamo alcune delle sue frasi perché veramente ci lascia perplessa. Ecco qui questa bella ragazza di San Frediano, sempre evidentemente, eccola qui. Dice, il 3 aprile 2014, a 1 mattina, i professoroni tentano di bloccare le riforme, i professori. Vorrei vedere, il mondo accademico che aveva qualche idea in merito, aveva più che ragione a dissentire. Ma le riforme del testastrone? Ah, aspetta, ti preannuncio e preannuncio a loro la prossima denuncia che faremo sicuramente, che è quella della perfetta specularità della riforma costituzionale che sta facendo, tentando di fare questo Renzi, con quella presentata da Berlusconi il 25-26 febbraio del 2006. Sì, esatto. Uguale! Qualche dettaglio qui e là, ma è speculare. Ma la riprovano, tanto il mandante è uno solo. Sì, sì, lo sappiamo. Questo ha proprio motivazione di dire, come diciamo preannuncio agli amici che ci ascoltano e ci vedono, che il mandante è quello solo che vuole e i burattini che manovra continuano a fare sempre le stesse manovre. E questa è la ragione per cui il quotidiano Libero, contrariamente all'andazzo generale che le destre... Fa la campagna per il sì, che poi sappiamo chi la fa perché è gente molto addentrata in queste cose. Allora, 13 ottobre 2015 al Senato, massone di la tua sorella, labiale al Senato, rivolta alle accuse del Movimento 5 Stelle di indicibili accordi massonici di suo padre, Banca Etruria. No, sono indicibili, sono dicibili, capito? Ecco, massone di la tua sorella, è una cosa eccezionale quello che capito. Allora, 11 gennaio, semmai di massona, capito? 11 gennaio 2015, a 8:30, la cosa paradossale, lo dice lei, è che di tutta la complessità che sta vivendo il sistema bancario italiano e che ha coinvolto 4 banche, si continua a parlare solo di Banca Etruria. Ma il caso è quello che riguarda lei, la struzza. E tu sei lì perché sei di Banca Etruria, se no non stavi lì al Parlamento. No, non stavi lì come ministro, nemmeno eletta. Tra l'altro, l'altro giorno gli è scappato detto a Renzi, no? Parlava appunto dei deputati e lui ha detto, tanto io non sono deputato, che cazzo stai a fare lì, non sei nemmeno deputato. Solo perché mio padre è stato vicepresidente senza deleghe di questa banca. Mio padre è una persona per bene, come no? Che ha accettato per lei sì, che è per bene. Beh, normale, il che ha accettato l'incarico pensando di poter dare una mano a una banca già in difficoltà e che ha tolto il suo lavoro nel modo migliore che poteva, che ha svolto nel modo migliore che poteva. E bravo, 10 e lode. 9 maggio 2016, nella direzione del PD. Referendum costituzionale. Chi vota no è come Casa Pound. Ebbene sì, noi siamo come Casa Pound. Assolutamente sì. 15 maggio 2016, in una scuola a Catania. Le riforme dovevo scriverle da sola, sarebbero state differenti. Avrei fatto diversamente e scritto in modo più chiaro. È lì che gli ha risposto questo studente, l'ha messa in riga e l'ha messa in mutande. Non ha saputo rispondere. Ma ti immagini. Era un ragazzetto naturale, giusto, diciamo, non di quelli minimamente mediamente acculturato, cosa che lei non è. E ultimo, 22 maggio 2016, a In Mezz'ora, un programma che io non ho mai sentito. L'AMPI sicuramente come direttiva nazionale ha preso una linea, poi ci sono molti partigiani, quelli veri, che voteranno sì alla riforma. Mi piace sapere chi sono i partigiani veri. Sono tutti falsi. No, ma quelli falsi sono tutti morti. Detto così, per concludere avevo messo qui anche questo, è bene che si veda. E io pago, questa qui, Consigliamo ai nostri amici di andare a leggere, di comprarsi questo libro, edito dalle benemerite edizioni Chiare Lettere. Leggiamo quello che c'è scritto. Per la prima volta vengono resi pubblici i dati raccolti dalla commissione che ha lavorato sui conti dissestati e dissennati di Roma Capitale.
un tesoro di documenti inediti, dimenticati, nei cassetti dell'amministrazione Marino. Finalmente conosciamo i numeri del grande saccheggio di Roma, a spese di tutta Italia. E scopriamo, tra le altre, che il Campidoglio perde 400 milioni di euro annui tra servizi non dovuti, offerti gratuitamente alla Chiesa, e le tasse evase dal Vaticano. Ma cazzo, già non paga quasi niente, e più le vado pure. Se ne fregano, ma sempre in onore di Gesù, Giuseppe e Maria, che sono tutti la salvezza mia. E pregano, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci a me, che ti fu affidato dalla pietà celeste, e così sia. La finiamo, che l'acqua per le fontane della capitale ci costa più di 5 milioni di euro l'anno. Vabbè, questo è il minimo. Sì, ma so. È il minimo. Sì, vabbè. Serve, l'acqua delle fontane di Roma serve. Sì, ma no, 5 milioni. No, beh, certo. Qua si mangiano tutti. Dai, sì. chiudi che sta finendo. E molto altro. Roma è il simbolo di una mala gestione diventata sistema in tanti, troppi comuni. Una guida chiara alla buona amministrazione e un metodo facile che può far risparmiare tutti. Non lo faranno mai. Sempre so long. Sempre. Sempre laudetur priebus. Sempre. E sempre. Noi, guarda, ti dirò che noi al dio Priapo lo metteremo nelle fontane in modo tale che si possa lavare l'uccello. Allora, tanto non per essere fare... così no, ma l'uccello è una cosa importantissima.